Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto in compagnia del vice sindaco Giuseppe Filice, dell'avvocato Giuseppe Filice, che già si batte, diciamo, per iniziative di valorizzazione del territorio da molto tempo. Questa però è una pietra miliare, direi io, non solo dal punto di vista storico, ma proprio dal contesto che la lega proprio a questo territorio. Sì. Questa è una pietra miliare perché noi stiamo portando avanti una politica che valorizza i beni comuni. Forse in questo periodo storico, mai come in questo periodo storico, i beni comuni sono importanti, che poi sostanzialmente sono un dato materiale che rende effettivi i diritti individuali, i diritti fondamentali dell'uomo. E noi riteniamo che la valorizzazione dei beni comuni possa essere una fonte di ricchezza. Come diceva Gioachino Belli all'inizio del secolo scorso, in dei versi meravigliosi, la ricchezza, la bellezza è in grado di produrre ricchezza. Non è vero il contrario, la ricchezza non può produrre bellezza. E noi, visto che è cambiata anche la contabilità negli enti locali, si è passati da una contabilità finanziaria ad una contabilità economica, la valorizzazione dei beni comuni è sicuramente una risorsa, oltre ad andare a riscoprire quella che è la nostra identità di italiani, perché l'identità degli italiani sostanzialmente è la bellezza. Noi siamo conosciuti all'estero per la bellezza della nostra parola, per la bellezza dei nostri territori, per la bellezza della nostra cultura e del nostro cibo. Il bello è che molte volte sono gli stranieri all'estero a conoscere molto meglio i luoghi calabresi che non noi stessi. Infatti io stesso, che abito a Cleto da poco, ho riscoperto dei luoghi bellissimi che sono appunto gli uliveti, che vedono Cleto immerso in un paesaggio unico, e soprattutto la vicinanza col mare, ma avere il castello di Cleto, due castelli, il castello di Cleto e quello, diciamo, di Savuto. Quindi turismo, 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 turismo. Sì, molto turismo. Diciamo che molto turismo. Quest'anno, come sappiamo, è l'anno dei borghi, l'anno scorso è stato l'anno dei cammini, e questo significa la riscoperta dei borghi, la riscoperta dei cammini, la riscoperta delle piccole realtà. Significa aprire le porte al turismo, perché negli anni precedenti c'è stata una politica territoriale, di programmazione territoriale, sicuramente molto sbagliata, perché ha spopolato le aree interne dell'Italia, ha riversato la popolazione sulle coste creando un sovrappopolamento, e ci sono problemi come l'inquinamento, l'erosione delle coste. Oggi si deve far tornare la gente a vivere i borghi, e mai come quest'anno, visto che è l'anno dei borghi, questa possibilità deve essere valorizzata, e non ce la dobbiamo fare sfuggire, perché l'iniziativa, come sappiamo, è stata presentata il 15 di febbraio dal ministro Franceschini, ed è una programmazione quinquennale sulla quale noi vogliamo lavorare. Noi siamo stati uno dei primi comuni ad approvare un regolamento sull'amministrazione condivisa e sui beni comuni, proprio in funzione di questa programmazione. Perfetto, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Cleto.